Ciao ragazzi, vi do il benvenuto in questa terza puntata dedicata alle armi uniche di Skyrim. Ortican, parleremo di questo bel pugnale. Iniziamo, vediamo come ottenerlo. Prima cosa da fare, recarsi a Whiterun, al Tempio di Kinaret, parlare con Danica Fontepura, proseguire il dialogo, si attiverà una quest chiamata Benedizione della Natura, che ci chiederà proprio di recuperare quest'arma. Ortican. Una volta raggiunto il luogo richiesto dalla missione, dovremo vedercela con diversi nemici, tra cui una greve. Proprio uccidendo quest'ultima lurida bestiaccia, entreremo in possesso dell'arma, prendendola dal suo corpo. Ed ecco il nostro Ortican nella sua pregevole fattura affusolata ondulante. Molto bello, molto bello. Abbiamo un valore di 5, un peso di 10, danni 8. Uno in più rispetto a un pugnale d'acciaio e due in più rispetto ad un pugnale di ferro. Che sia un pugnale di pregevole fattura ce lo dimostra anche il fatto che va migliorato con il lingotto d'ebono. Sicuramente un materiale che non cade dal cielo, non reperibile in ogni dove. Ecco, ci può aiutare molto proprio in colpi come questo, in furtivo. Ovviamente adesso il pugnale non è potenziato, quindi il danno è quello che è. Però, tanto per farvi capire, insomma, se mai ce ne fosse stato il bisogno. La parata invece lasciamola stare. Dove si trova con il pugnale? Insomma, lasciamo perdere. Per quanto riguarda il pugnale Ortican è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Bye bye.